Da questa posizione le mani spingono lontano il tappetino. Cerchiamo di allungare bene tutta la schiena e cercare di portare una respirazione dolce e profonda. Le braccia sono ben distese e allungate. Cercano di prendere spazi in avanti, dolcemente, usando le dita, piano piano. Cerco di ascoltare bene l'allungamento di tutta la schiena e ad ogni espiro cerco di allungarmi e rilassarmi. Attenzione alla schiena, porta attenzione al tuo respiro. Cerca di ascoltare il tuo respiro che entra e che esce dolcemente. E cerca sempre di allungare le braccia con l'aiuto dei polpastrelli, cercando di allungarti piano piano in avanti. Poi rimani fissa nella posizione e respira. Una volta raggiunta la tua posizione, ascolta il tuo respiro profondamente. Da questa posizione lentamente porto le mani di fianco al torace. Inspirando spingo e vado in quadrupedia. Sistemo bene la posizione. Da qui gli alluci sono uniti, le ginocchia si aprono all'esterno del tappetino quasi. Da qui espirando scendo, appoggio prima i glutei e i talloni, allungo le braccia in avanti e appoggio la guancia sinistra a terra. Lascio entrare l'addome all'interno delle cosce e mi abbandono completamente. Abbandona le braccia, rilassati completamente. Lascia che la forza di gravità faccia il suo lavoro, cercando di spingerti verso il basso dolcemente. Questa è la posizione di Mahasana. Un'ottima posizione per aprire il bacino, abbandonare la schiena e rilassare il tratto cervicale. Abbandonati completamente. Cerca di portare sempre attenzione al tuo respiro. E ad ogni espiro lasciati completamente andare. Rilassa le spalle, le braccia, il torace, il tuo corpo. A destra a terra, mi accorgerò che ci sarà una differenza tra destra e sinistra. Lasciati però rilassata, completamente abbandonata.
ascoltare dove hai tensione e portare il respiro laggiù dove hai tensione. Respira ed espira rilasciando la tensione. Il corpo è completamente abbandonato, rilassato. Questa è un'ottima posizione quando abbiamo dolori mestruali. Fa bene alla zona lombare, al bacino, e rilassa il cuore. Posizione, appoggio il mento a terra e guardo in avanti. Gli avambracci li portiamo ben paralleli tra di loro, con le dita delle mani ben aperte. Da questa posizione, gli avambracci essendo ancorati al pavimento, spingo il torace in avanti, appoggio la bocca dello stomaco parallela ai gomiti. Da questa posizione, divarico le gambe, i talloni sono all'interno, inspirando sollevo il torace, guardo in avanti, le gambe sono divaricate, se vi toccate non c'è problema. Nella posizione gli avambracci appoggiati, ma non sono in spinta, sono solo ben appoggiati. Appoggia bene il bacino a terra, rilassa le gambe, non devi assolutamente spingere, ma rimanere solo appoggiata. Chiudi gli occhi e rimani. Respira profondamente, lascia andare bene le gambe e rimani ben in appoggio sugli avambracci. Cerca di portare sempre attenzione al tuo respiro. Senza aprire gli occhi, chiudi e unisci le gambe. Tieni gli alluci uniti e i talloni vanno all'esterno. Da questa posizione scendo, faccio un piccolo massaggio, porto le mani a cuscino sotto la fronte e mi abbandono nella postura di rilassamento. Abbandonati completamente. Una volta che il tuo allievo hai fatto distendere bene la schiena, l'hai scaldata, l'hai allungata, ti prepari per le posizioni un po' più attive. Ora unisci i talloni uno vicino all'altro, stringi i glutei e le mani spingono lontano il pavimento una sopra l'altra. Guardo in avanti, tengo la posizione, chiudo gli occhi. La mano a terra e la mano sopra il dorso della mano a terra spinge lontano. Il torace va in fuori, il mento è parallelo al pavimento. Gli occhi si chiudono, glutei e talloni uniti e attivi e respiro nella posizione di Makarasana. Respira profondamente. Apri le spalle che vanno indietro e verso il basso, senza incassarti. Alla prossima ispirazione scendo dolcemente, cambia l'incrocio delle mani, appoggi la fronte al dorso e acquisisci l'informazione tra un'asana e l'altra nel momento del riposo. Lasciati andare e rilassati.
Respira profondamente. Ora unisci di nuovo i talloni, stringi i glutei, spingi con forza le tue mani, aprendo il torace. Allontana le spalle dalle orecchie, guardi in avanti, chiudi gli occhi e le mani spingono forte, lontano il tappetino. Respiro profondo e ritmo. E mi concentro sulla mia postura, sul mio respiro. Inspirando scendo dolcemente e ritorno nella posizione di relax. Abbandonati completamente nella postura. Di solito queste posizioni vanno tenute minimo 3 minuti l'una. Le terremo un po' meno. Cercheremo di acquisire l'informazione di ogni asana che stiamo facendo e di ogni rilassamento. Da questa postura porto di nuovo le mani di fianco al torace, spingo, mi apro, ginocchia unite, piedi unite, scendo, appoggio la fronte e questa volta porto le braccia di fianco al corpo col dorso delle mani a terra. Rilassa le spalle, rilassa completamente il tuo corpo nella postura di Balasana, la posizione del bambino. Lasciati completamente andare. Inspirando vado a sedermi in ginocchio ed espirando scivolo sul gluteo destro. Porto ora la mano sinistra alla caviglia sinistra, porto il braccio destro verso l'alto in allungamento, distendo, espirando vado in laterale sinistro, poi da qui apro il torace facendo una rotazione verso l'alto, il braccio destro è disteso, gli occhi si chiudono. Se ho tensione alla cervicale, rilasso pure la testa verso il basso senza farmi nessun tipo di problema. Cerca di sentire bene l'allungamento di tutto il tuo fianco destro. Il respiro sempre profondo, ritmico e tranquillo. Concentrati sull'allungamento del braccio destro. Prossima ispirazione torno, porto tutte e due le mani a terra e scivolo lentamente sul gluteo sinistro. Concentrati bene sui tuoi micro movimenti, mano destra alla caviglia destra, inspiro sul braccio sinistro, espirando vado in laterale destro, poi nella posizione apro il torace verso l'alto e tengo disteso il braccio sinistro, cercando di aprire bene il torace. Respiro, chiudo gli occhi e ascolto bene il mio corpo, in allungamento e in distensione. Cercando di
capire bene la fluidità di ogni sequenza yogasana. Prossima ispirazione, torno attenzione, porto solo la mano sinistra a terra, l'appoggio, distendo entrambe le gambe, sistemo bene i glutei a terra e da questa posizione i piedi si allargano alla larghezza di una nostra spalla, porto le mani sotto i glutei, porto indietro un gluteo alla volta e da questa posizione senza sollevare le braccia vado in avanti, mi allungo. Poi distendo le braccia, cerco di acquisire più spazio in discesa. Poi da qua aggancio i piedi, le caviglie e rimango giù. Testa rilassata completamente. E respiro. Tenendo solo le cosce attive. Il resto del corpo va in allungamento. E rimango respirando profondamente. Ascolta bene i dettagli del tuo corpo, le tensioni e porta attenzione al respiro, portalo là dove hai tensione. Inspira ed espira, rilassa la tensione. Sgancia le mani e portale a terra, allungati ancora qualche istante con l'uso delle mani, tieni la postura con le mani a terra e cerca di acquisire più spazio in avanti. E dolcemente, con l'aiuto delle mani, senza sforzare la schiena, torni piano piano, dolcemente, senza fretta. Porti le mani di fianco ai glutei, lasci i piedi rilassati, porti giù il mento e ascolta bene il tuo corpo, ha delle informazioni da darti. Aiutalo a rilassarsi col tuo respiro. Disattiva solo per l'ascolto. Poi inspirando riattivi il tuo corpo, pieghi entrambe le ginocchia, porti le ginocchia al petto e le abbracci e ti stringi forte, portando la testa tra le ginocchia. È una posizione attiva, quindi stringiti con forza.
Inspirando ti riapri, porti le mani a terra di fianco ai glutei, divarica le tue gambe lentamente. Da qui porta indietro un gluteo alla volta. Da questa posizione porto le mani al centro delle gambe e dolcemente devo fare una retroversione del bacino. Devo fare questo movimento col bacino come se volessi portare la coda in alto. Scendo lentamente, mi allungo il più possibile con le braccia rimangono attive in allungamento e poi rilassa la testa a prescindere che tocchi terra. Ma le braccia questa volta le tieni attive come se si fossero ancorate al tappetino e al pavimento. Ricordati che i talloni sono ben a martello, allungati e cerca di prendere più spazio possibile. Qualsiasi essa sia la tua posizione, quella è la tua posizione. Come hai fatto prima, cerca di prendere ancora più spazio in avanti con le tue mani. Non usare tutto il resto del corpo, usa solo le mani per allungarti. Allungati e porta attenzione alle parti che sono più in tensione e rilassati. Rilassa le braccia e rimani nella postura. Respira profondamente, rilassa le tue tensioni. Riattiva le tue braccia e con l'aiuto delle mani, senza usare la schiena, ritorni dolcemente, piano piano. Quando sei in posizione eretta, le mani vanno all'esterno e sotto le ginocchia si aiutano e porto le ginocchia al petto. Questa volta porti le dita ad intrecciarsi, porti le mani verso le caviglie, incurva la schiena, la porti indietro, porti il mento al torace. Devi sentire bene tutto l'allungamento della schiena. È una posizione attiva, quindi spingo lontano. Le braccia sono ben ancorate, le dita idem. Prossima ispirazione, raddrizzo la schiena, appoggio l'addome, mi allungo su, porto le mani espirando dietro i glutei, appoggio gli avambracci a terra e scendo con la schiena a terra. Una volta raggiunta la posizione, porto i talloni vicino ai glutei, i piedi a larghezza dei miei fianchi, i palmi delle mani sono appoggiati a terra, la schiena è ben allineata e rilassata. Cerco di fare qualche respiro nella posizione. Poi da qua, inspirando, porto il bacino verso l'alto, non rimbocco le spalle, le scapole, le spalle sono ben appoggiate a terra, la pancia va verso la colonna vertebrale. Bacino su. Tieni per qualche attimo la postura di Setu Bandhasana. Espirando dall'alto, snocciolo la schiena dolcemente, piano piano,
Una volta arrivata nella posizione neutra, porto la mano destra a prendere il ginocchio destro, la mano sinistra prende il ginocchio sinistro. Le ginocchia vanno all'esterno del mio corpo con le cosce appoggiate all'addome, spalle, scapole, schiena e nuca ben appoggiata a terra. Ascolta bene l'allungamento della tua schiena. Poi da qua unisco le ginocchia. Porto la mano destra a prendere l'esterno del ginocchio sinistro. Il braccio sinistro si apre in laterale sinistro. Inspiro ed espirando ruoto le mie ginocchia verso destra. Una volta raggiunta la mia posizione finale, non spingo ma abbandono completamente la postura. Ascolto la rotazione della mia colonna vertebrale in modo passivo. Usa solo il respiro e lasciati accogliere dalla postura. Respira e lasciati andare. Ascolta bene il dettaglio del tuo corpo, del tuo respiro. Ti ricordo che l'unione tra mente e corpo è il respiro. Qua, inspirando, riporto i talloni a terra vicino ai miei glutei, le braccia lungo il corpo, sistemo la postura che si sarà disallineata per via della rotazione, rimango in attesa qualche attimo e alla prossima inspirazione riporto di nuovo il bacino verso l'alto senza rimboccare le spalle. Tieni la posizione, porta l'addome verso la colonna vertebrale. È il bacino che sale e non la pancina. Rimango nella postura, in ascolto, respirando sempre in modo profondo e ritmico. Espirando, snocciolo la schiena dall'alto verso il basso, lentamente. Poi, come abbiamo fatto prima, le mani prendono le ginocchia si aprono, le cosce vanno verso l'addome, cercando di allungare bene tutta la zona lombare, spalle, testa a terra, e rimango qualche istante. Poi da qua unisco le ginocchia, porto la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro, il braccio destro si apre in laterale, inspira ed espirando ruoti le tue ginocchia verso sinistra. Arrivata in posizione finale, ti abbandoni completamente, ti accorgerai che destra e sinistra non sono perfettamente uguali nella rotazione. Ma a te importa di respirare e lasciare andare ogni tensione. Respirando sempre in modo profondo e portando attenzione al tuo respiro, dove hai tensione, e lascia sciogliere lentamente, senza spinta. Respira e lasciati completamente andare.
prossima ispirazione riporto i talloni a terra vicino ai miei glutei, le braccia lungo il corpo, palmi delle mani a terra, allineo bene il mio corpo e rimango un attimo in ascolto. Alla prossima ispirazione riporto il bacino verso l'alto, portando l'addome verso la colonna vertebrale, braccia, spalle, scapole, nuca, completamente a terra. Ed espirando, scendo lentamente. Ora unisci le ginocchia e unisci i piedi. Distendi la gamba destra a terra. Porti il tuo ginocchio sinistro al torace, le mani prendono il ginocchio sinistro e con calma porto la gamba sinistra verso l'addome. Ora i talloni si attivano e vanno a martello. Ascolta bene l'allungamento della zona lombare sinistra e l'attivazione della zona lombare destra. Attivati bene. Poi da questa posizione portiamo la pianta del piede sinistro sul ginocchio destro. La mano destra prende l'esterno del ginocchio sinistro, il braccio sinistro si apre in laterale o il dorso o il palmo è uguale. Espirando porto il ginocchio sinistro verso destra. La testa rimane dritta, parallela alla fronte e al soffitto. Nella posizione finale non devi spingere ma abbandonarti. Non cercare per forza, con l'uso della forza, di portare il tuo ginocchio sinistro a terra usando la forza, ma usa il tuo respiro. Abbandonata completamente. Dolcemente inspirando, riporti di nuovo i talloni a terra vicino ai tuoi glutei, braccia lungo il corpo. Questo serve per riallineare il tuo corpo. Sistemalo e da qua semplicemente inspirando porto sul bacino verso l'alto, spingo. Ed espirando scendo dolcemente. Unisci i piedi. Unisci le ginocchia, distendi la gamba sinistra e porti il ginocchio destro al torace e all'addome abbracciandolo. I talloni si riattivano a martello e cerco di spingere con forza la coscia destra all'addome, le spalle, le scapole, la schiena, tutto completamente appoggiato a terra. Da qua espirando, pianta il piede destro sul ginocchio sinistro, mano sinistra all'esterno, braccio destro si apre, inspira ed espirando ruota il tuo ginocchio destro verso sinistra. Ascolta le differenze, abbandonati nella tua posizione e il tuo respiro, non la tua forza fisica. Lasciati andare e respira profondamente. Thank you.
espirando ritorno e riporto di nuovo i talloni vicino ai miei glutei, mi sistemo con cura, allineo bene il mio corpo e una volta allineato, inspirando, porto il bacino verso l'alto ed espirando, scendo verso il basso dolcemente. Da qui distendo le gambe verso l'alto a 90 gradi. Tieni la postura, spalle rilassate, talloni a martello. Respira profondamente. Da qui alla prossima ispirazione porto le gambe dietro la testa all'asana. Rimango nella postura, chiudo gli occhi e respiro. Poi snocciolo la schiena piano piano, riportando tutta la schiena a terra e le gambe di nuovo verso l'alto. Riattiva di nuovo i talloni quando è tutta la schiena a terra. Da qui porti i talloni a terra vicino ai tuoi glutei, i piedi larghi alla larghezza dei tuoi fianchi. Palmi delle mani ben ancorate a terra. E di qua, in modo dinamico, inspiro, porto il bacino verso l'alto senza rimboccare le spalle ed espiro, scendo lentamente. Ancora, inspiro sul bacino, espiro, scendo lentamente. Ancora una volta, su, in, ed espiri giù, e adesso inspira profondamente, porti sul bacino verso l'alto e trattieni il respiro. Ed espirando scendi lentamente. Ancora, inspira, porti sul bacino verso l'alto e trattieni il respiro e postura. Espira, giù. Ancora, inspira sul bacino e trattieni postura e respiro. Ed espirando scendi lentamente. Ancora porti sul bacino, inspira. Espira, scendi fuori tutta l'aria. E trattieni senza prendere ossigeno. Inspira su, espira giù e trattieni senza prendere ossigeno.
schiena su e giù, e trattieni senza prendere ossigeno. Inspira su ed espiri, scendi. Ancora in su e giù. L'ultima volta in su e giù. E da qua porti le piante dei piedi che guardano il soffitto, le ginocchia sono piegate. I palmi delle mani prendono l'interno della pianta dei piedi e le mani e le braccia spingono con forza le ginocchia verso l'esterno del tuo corpo in Ananda Balasana. Cerca di rilassare la testa a terra, di respirare profondamente. Poi porta le ginocchia al petto, le abbracci e porti la testa tra le ginocchia, dondolandoti un po' a destra e un po' a sinistra. Poi la prossima ispirazione, distendi una gamba alla volta, le gambe leggermente divaricate, il dorso delle mani a terra, le braccia leggermente aperte. Prima di abbandonarti, stringi con forza i tuoi glutei e abbandonali completamente. Sistema bene le scapole a terra, inspira ed espirando abbandonati nella postura di Shavasana. Vai sul lato preferito e piano piano ci mettiamo sedute a gambe incrociate. E una volta sedute portiamo le mani in Namaskar Mudra davanti alla Natachakra, il torace bene fuori, schiena dritta, spalle indietro e incliniamo la testa verso le mani. E ringraziamo i nostri compagni di pratica, donandogli un pensiero di salute, di felicità, di abbondanza, di prosperità, di forza e di coraggio. E ringraziamo l'universo e la terra di sostenerci ad ogni nostro respiro e di darci la forza e il coraggio ad ogni nostro passo. Namaskar.